bambini! Ho saputo che avete studiato la parola cane. Ho pensato quindi di presentarvi la mia cagnolona. Siete pronti? Lei è Ginger. Abbiamo pensato di darle questo nome guardando il colore del suo pelo. La razza a cui appartiene è Golden Retriever. Golden sta per dorato e retriever significa che riporta. Il corpo di questi cani è muscoloso, le orecchie abbastanza lunghe, gli occhi grandi e molto espressivi, la coda è lunga e coperta di pelo. Il colore del pelo va dal bianco al dorato scuro. Quando Ginger era cucciola era molto più chiara. Ci hanno spiegato che per sapere di quale colore sarebbe diventata dovevamo guardare il colore delle sue orecchie. Il pelo è lungo e quando con il cambio stagione lo perde, in casa è un vero problema. Però la cosa bella è che quando l'accarezzi sembra proprio un peluche. Il carattere di questi cani normalmente è tranquillo, socievole, docile, ma anche giocoso. Ginger era molto esuberante da cucciola e ha combinato anche qualche disastro. Pensate che una volta si è mangiata una candela intera. Ora, che ha quasi 4 anni ed è più grande e più tranquilla, dorme molte ore al giorno, ma quando c'è da giocare non si tira mai indietro. A dire il vero, di carattere è anche un po' testona e a volte prova a voler comandare, ma per fortuna basta poco per rimetterla al suo posto. Adora giocare con la palla, meglio se con due, così giochiamo a tirare. Lei la prende al volo e poi me la riporta, così che io possa tirarla nuovamente. E poi le piace il gioco del tira e molla, cioè tiene tra i denti, ad esempio, una corda e giochiamo a tirare. Una cosa curiosa è che quando rientriamo a casa, lei corre a prendere i suoi giochi, li mette in bocca e ci riporta. È il suo modo di accoglierci e di farci capire che è contenta. Un altro modo per farci capire che è contenta o entusiasta per qualcosa è che muove la coda. A volte la muove così forte che penso che prenderà il volo. I sensi più sviluppati sono l'olfatto e l'udito. Pensate che Ginger riconosce il rumore delle macchine e se viene a trovarci un familiare, lei va alla finestra a guardare ancora prima che suoni il campanello. Invece, per quanto riguarda l'olfatto, vi potrei raccontare che è talmente golosa che quando apriamo la scatola di un cibo che le piace, anche se sta dormendo, si sveglia di colpo e corre verso di noi per farci capire che vorrebbe fare un assaggino. Avete capito che ama molto mangiare ed è molto vorace, cioè mangia molto in fretta. Le diamo delle crocchette due volte al giorno, ma adora alcuni cibi come il prosciutto cotto, la mela, il gorgonzola, il tonno, i cetriolini e le patatine Dixie. Se apro un pacchetto di Dixie, si siede davanti a me e con occhi imploranti mi fa capire, tirando fuori la lingua, che vorrebbe tantissimo mangiare una patatina anche lei. Qualche tempo fa abbiamo dovuto metterla un po' a dieta perché aveva qualche chilo di troppo e rischiava di avere problemi alle anche. Ora è abbastanza in forma e pesa circa 35 kg. Per fortuna non abbaia quasi mai. Quando lo fa è per chiamarci e per chiedere a suo modo di giocare con lei. Ginger ama moltissimo nuotare e quando andiamo in montagna, se deve camminare, fa la pigrona e ogni due passi si butta per terra facendo ridere tutti i passanti. Se invece c'è la possibilità di fare una bella nuotata in un lago, non si fermerebbe mai. Le abbiamo insegnato qualche comando fondamentale come seduta, terra, resta e zampa. È molto intelligente e li capisce tutti, ma se in mano abbiamo un bocconcino, sei sicuro che farà tutto quello che le chiederai. Spero il video vi sia piaciuto. Io e Ginger vi salutiamo. Ciao!